Hai mai pensato di combinare una vacanza col miglioramento del tuo sorriso? E soprattutto, se hai perduto o stai perdendo tutti i denti, potrebbe essere l'opportunità quella di un viaggio in un'altra nazione e risparmiare un bel po' di soldi per te, avere di nuovo quindi tutti i denti a un prezzo inferiore magari di quello che spenderesti nella tua nazione? Scoprilo in questo video. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male? E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Cos'è il turismo dentale? È quando praticamente curi i denti in una nazione che non è la tua. O delle volte viene definito cure trasfrontaliere, ovvero fuori dalla propria frontiera. Di fatto si tratta di andare da un altro medico, magari in Europa, in un'altra nazione, e ottenere magari gli stessi trattamenti con un vantaggio economico. Questo è detto in soldoni. Sicuramente ci sono dei benefici economici, ma ci possono anche essere dei rischi che è giusto esplorare, e lo faremo in questo video. Una delle prime criticità deriva proprio dalla scelta della clinica, della nazione, dove andare a farsi curare. La scuola non ci insegna purtroppo come scegliere, e questo è il motivo di tante scelte sbagliate e problemi che le persone hanno nella loro vita. Scegliere significa saper decidere, analizzare quindi gli elementi che sono fondamentali per abbattere il rischio di trovarsi in una situazione pericolosa, rischiosa o addirittura andare a fare, come nel caso del turismo dentale, delle terapie fallimentari. A dire il vero, andare a scegliere correttamente significa andare a prendere quegli elementi, come per esempio l'esperienza, la specializzazione, le recensioni, e andare così a prendere una scelta consapevole basata su elementi qualitativi e non solamente quantitativi. Molti pazienti spesso scelgono di curarsi da un medico in base alla vicinanza. Ma sì, mi curo da questo chirurgo perché sta nel paese vicino al mio, oppure si trova nella mia città. Vanno a verificare invece quanti pazienti ha risolto e quanti casi del tipo simile a quello che devo fare ha già risolto. Non vanno a chiedere al chirurgo: fammi vedere il portfolio di casi che hai trattato. È un po' come la chirurgia plastica, per esempio. C'è il chirurgo che si occupa di nasi, chi si occupa di seno, chi si occupa di labbra, chi fa lifting al viso. C'è chi è specializzato più in una chirurgia rispetto ad un'altra. Delle volte i medici sono iper specializzati in delle aree specifiche della medicina, un po' come un albero. Tu immagina il tronco dell'albero, quella è la categoria, per esempio nel nostro caso il dentista. Quando uno ha male i denti pensa dentista. I rami di questo albero sono le specializzazioni. C'è il dentista che si occupa di raddrizzare i denti, chi di mettere gli impianti dentali, c'è il dentista che si occupa di fare le protesi, le capsule. Le radici di quest'albero sono i pazienti. Ci sono pazienti che possono avere problemi di un certo tipo, come raddrizzare i denti, pazienti che per esempio hanno perduto tutti i denti, pazienti che devono fare solamente lo sbiancamento dei denti. Come vedi, i pazienti quando hanno un problema pensano alla categoria, il tronco dell'albero. Molti pochi pazienti pensano addirittura alle foglie dell'albero, che sono le equipe iperspecializzate. Quando si fa turismo dentale
e quindi si cerca una soluzione all'estero? Lo si fa perché nella propria nazione si devono spendere tanti soldi, magari 30.000 euro, 40.000 euro. Significa che si hanno dei gravi danni nella bocca e quindi bisogna risolvere dei casi specifici, molto gravi, che in genere non sono la normalità. Per esempio, quando un paziente deve fare una carie, parliamo di un problema molto diffuso, ma un paziente che deve rimettere tutti i denti, parliamo di una micro nicchia della società, della popolazione che ha bisogno di questi grandi trapianti o impianti, sarebbe meglio dire. Quindi parliamo di una condizione specifica in una nicchia. La soluzione non può essere il tronco dell'albero, il dentista, ma bisogna andare neanche a cercare lo specialista. Ancora di più bisogna cercare l'equipe ultra specializzata. Ti faccio un esempio. Se io ho necessità di costruire una villetta, posso andare a cercare una impresa di costruzioni che fa ville. Se invece devo costruire un grattacielo di 100 piani, sarebbe meglio andare a cercare un'equipe ultra specializzata in grattacieli. Probabilmente se io affidassi la costruzione di un grattacielo a un'impresa di costruzioni del mio paesino, sarebbe altamente probabile che questo grattacielo non arriverebbe mai ad essere realizzato. Ci sono invece poi equip di costruzione iper specializzate che mi costruiscono quel grattacielo in un anno. Pensa a Dubai. Ci sono imprese che tirano su grattacieli in un anno, in 12 mesi. Sono equip quelle che fanno quello tutti i giorni, che sono oliate, hanno gli ingranaggi per andare a fare queste cose molto complesse e lo fanno in maniera molto semplice. Così i pazienti che si ritrovano a fare turismo medico, la prima cosa che dovrebbero verificare è se le cliniche che stanno prendendo in considerazione sono equip ultra specializzate con expertise dedicato solo a quel tipo di trattamento che devono fare. I dentisti all'estero sono come nel tuo paese, come in Francia, come in Italia, come in Germania. Esistono dentisti generalisti, esistono dentisti di ogni tipo che allineano i denti, che fanno i trattamenti parodontali, le protesi. Non è detto che un dentista sia in Moldavia o Romania e quella sia un'equipe preparata per fare cose molto complesse. Come vedi, con questi esempi ti ho già fatto intuire qualcosa. Come vedi, non ho parlato di prezzo, non ho parlato di chi è più economico. In realtà il prezzo non è importante. Molto più importante che l'equipe intanto sia un'equipe a cui ti stai rivolgendo e sia specializzata e dedicata con un portfolio documentato e dimostrabile a fare quei trattamenti molto complessi di cui probabilmente tu che stai guardando questo video hai bisogno. Il prezzo è secondario. Potresti spendere pochi soldi o aver buttato dei soldi. Tutto dipende da quanto quell'equipe e quindi l'offerta del servizio incontra l'esigenza, la tua esigenza. Prova a immaginare se tu dovessi andare a fare, per esempio, un trapianto di fegato. Come cercheresti il medico? Il medico più vicino a casa oppure quello specializzato in trapianti di fegato? E se si trattasse di vita e di morte, saresti disposto a prendere un aereo, 2 ore di aereo per sopravvivere? Questa è la verità. La distanza non è importante. È importante scegliere l'equipe iper specializzata. Come prima cosa, il mio consiglio è quello di procurarsi una radiografia panoramica. Si può fare in diversi modi. Nel tuo paese probabilmente esistono cliniche dentali, reti di cliniche dentali che offrono la prima visita gratuita con radiografia. Se vuoi procurarti una radiografia semplicemente gratis, fai una visita gratuita. Quando ti viene fatta la radiografia panoramica, prendi il tuo telefono, fai una fotografia al monitor e avrai sul tuo telefono una foto della radiografia e puoi inviarla a questo punto via WhatsApp o via mail e avere così un'idea di quello che si potrebbe fare all'estero. Dalla sola radiografia non è possibile fare un preventivo definitivo. Puoi avere una quotazione, un'idea di quelli che sono i costi e di quello che si potrebbe fare. Dalla radiografia però noi possiamo per esempio dirti se il tuo è un caso che potrebbe essere affrontato all'estero. Possiamo anche dirti, guarda, questo è un caso che non conviene trattare all'estero. Infatti il turismo medico
e dentale non è per tutti, ci sono anzi delle condizioni in cui è stra sconsigliato. E io sono tra i primi a dire sempre: se una cosa è meglio e pericolosa trattarla all'estero, è meglio non mettersi dentro a una spirale poi di eventi che esitano con un completo fallimento e poi una recensione negativa. La cosa poi da verificare sono le recensioni di quell'equipe. Una volta che hai la radiografia, verifica quali sono le cliniche all'estero con più recensioni. Perché avere tante recensioni significa che quella clinica lavora da tanti anni e ha accumulato così tante recensioni. Non basta poi averne tante, bisogna avere anche una alta qualità delle recensioni. Se si hanno molte recensioni e in più la qualità è alta, significa che da tanti anni quella clinica lavora bene. Perché se no, chi aveva messo la recensione 5 anni fa e in 5 anni ha avuto poi dei problemi, avrebbe già cambiato la recensione in negativa o molto negativa. Una volta che hai trovato le migliori cliniche, quindi con più recensioni, che fanno solo quei trattamenti, e ti consiglio di chiedere di mandarti un portfolio di casi risolti come il tuo, allora a quel punto si tratterà di organizzare il primo viaggio per andare a eseguire le terapie, quello che si chiama il trattamento dentale. In genere la prima tappa consiste nell'andare a bonificare la bocca, dei denti che non possono più essere mantenuti, mettere gli impianti nelle arcate dentali che sosterranno poi le protesi dentali e su di queste mettere i denti provvisori. Voglio svelarti un segreto. Ci sono probabilmente nella tua nazione cliniche che spacciano denti provvisori per denti definitivi. Ebbene sì, non è vietato mantenere nella bocca del paziente dei denti provvisori. Spesso queste procedure mettono enfasi con dei nomi e degli slogan d'effetto come denti fissi in un giorno, in 24 ore, in 5 ore, sul poco tempo in cui si esegue la chirurgia e si mettono subito dei denti fissi sugli impianti nella bocca del paziente. Quello che omettono, ed è un asterisco che dovrebbe essere messo di fianco a questi slogan, è che sono denti provvisori da buttare poi dopo 6 mesi, denti in plastica, in plexiglass. La verità è che poi dopo questa fase chirurgica bisogna aspettare dai 4 a 6 mesi per poter poi andare a fare le protesi definitive, dopo che le gengive sono guarite, l'osso è guarito. Ecco, nel turismo dentale, come vedi, ci sono più viaggi da affrontare. Un primo viaggio in cui si affronta la chirurgia, un secondo viaggio dove si eseguono i denti poi definitivi, le protesi definitive. Ci sono alcuni casi in cui serve fare più viaggi, delle volte 3, in cui magari si mettono al secondo viaggio altri impianti che non si sono potuti mettere al primo viaggio, magari perché c'erano delle infezioni oppure doveva essere ricostruito l'osso. Una volta che si mettono i denti definitivi, inizia la fase di recupero e follow up, di riabilitazione vera e propria alla masticazione, al sorriso, stare in mezzo alle persone e iniziare a imparare a usare questi nuovi denti. In genere questo recupero può richiedere da un paio di settimane, delle volte anche un paio di mesi. Il trattamento si considera terminato in genere dopo 6 mesi, perché in 6 mesi statisticamente escono fuori tutti i problemi principali che potrebbero uscire fuori, come eventuali problemi muscolari, di masticazione, di fonazione, problemi all'articolazione, perdita di osso. È come mettere le scarpe nuove, non puoi appena messa la scarpa nuova al piede dire sta scarpa va bene oppure mi crea problemi. Devi iniziare a fare i 100 metri, il chilometro, i 5 chilometri e poi dopo che ci hai camminato un bel po' di chilometri inizieranno a uscire fuori i calli, le vescicole al piede e la scarpa inizierà ad adattarsi. Ecco, noi in genere il follow up, il primo follow up poi più importante, la visita di controllo, lo facciamo ricadere dopo 6 mesi che abbiamo messo i denti definitivi. Fai attenzione perché il secondo segreto che ti sto per svelare è che molte cliniche non fanno il follow up all'estero, ovvero mettono i denti definitivi nella bocca del paziente e poi arrivederci e grazie. No, la verità è che per dire tutto va bene, tutto è perfetto, lo si può dire solo dopo 6 mesi dall'aver messo i denti definitivi. Per questo noi abbiamo nel nostro sistema di turismo medico all'estero inserito la visita di follow-up.
che è la visita più importante, quella che ci permette di poter chiudere il caso e iniziare a quel punto il programma di mantenimento. Ebbene sì, l'ultima fase è proprio il mantenimento. Ricordati, fare i denti nuovi all'estero o in un'altra nazione o nella tua nazione è un po' come sposarsi. Ci si promette tante cose il giorno del matrimonio, ma la qualità del matrimonio la si potrà dire solamente dopo 20 anni, 30 anni o 50 anni. Per avere un buon matrimonio bisogna sempre tenere alta la qualità della propria relazione di coppia. Per avere una riabilitazione orale di successo per 20-30 anni bisogna mantenere una ottima relazione con l'equipe che ti ha messo le mani in bocca. E questo significa fare controlli ogni 6 mesi. Dopo la visita di controllo c'è un'altra fase che è la più importante e stai proprio per scoprire. Quindi rimani con me perché ti darò l'ultimo punto, il più importante, che ti permetterà di mantenere i tuoi denti perfetti per sempre. Se vuoi ritrovare la gioia di vivere senza vergogna e goderti i tuoi cibi preferiti senza avvertire dolore, clicca il link che trovi in descrizione e scopri come puoi ottenere un nuovo, fantastico e iperrealistico sorriso grazie al sistema Bocca Bionica. A presto! E noi siamo una delle poche realtà all'estero che ti danno la possibilità di fare il mantenimento nella tua nazione. A Bergamo abbiamo una clinica dove è possibile fare tutto il mantenimento per i prossimi anni futuri. Ti invito a vedere tutte le testimonianze, esperienze dei nostri pazienti che puoi trovare su Google, Facebook, ma soprattutto YouTube. La cosa più importante per mantenere la tua riabilitazione orale che hai fatto magari all'estero intatta, perfetta, per sempre, sono gli appuntamenti di mantenimento, ovvero ogni 6 mesi andare a verificare con l'equipe che ha risolto i tuoi problemi quello che è lo stato di salute degli impianti, lo stato delle protesi che hai sugli impianti e eventualmente, se c'è necessità di intervenire, andare a fare delle piccole correzioni in maniera tempestiva. Noi siamo l'unica clinica in Europa a dare a tutti i pazienti che si sono curati all'estero la possibilità di fare questo mantenimento nella città centrale all'Europa che si chiama Bergamo, la città meglio connessa con gli aerei low cost del centro Europa. Facile da raggiungere dal sud Italia, isole, Germania, Francia, Svizzera, Inghilterra, Irlanda, Nord Europa. Abbiamo aerei che connettono Dubai, abbiamo aerei che connettono praticamente tutta Europa ogni giorno. Fare il mantenimento significa come andare a mantenere un buon matrimonio per i prossimi 40 anni, andare a mantenere quella che è la qualità della relazione col proprio partner. Noi andiamo a mantenere una buona relazione con l'equipe medica nell'interesse nostro e del paziente di andare a mantenere il risultato ottenuto per i prossimi anni. E questo lo testimoniano centinaia e centinaia di video che puoi trovare su YouTube di pazienti felici, soddisfatti, che hanno raggiunto finalmente quello che loro desideravano: uscire una volta per tutte dalla spirale del dentista. Ti invito a guardare tutte queste testimonianze, a leggere su Google le nostre recensioni e a guardare le ore e ore di storie reali di pazienti felici che hanno risolto una volta per tutte i loro problemi. Per ora è tutto e ti do appuntamento al prossimo video.